Negozi distrutti, edifici dati alle fiamme, la disperazione di abitanti ed esercenti è palpabile. Croydon, sud di Londra. Il titolare di un negozio di arredamento racconta ai microfoni di Euronews l'impotenza di fronte a quanto avvenuto. Non posso farci nulla, quello che è successo. Ora devo solo prendermi cura della mia famiglia e dei dipendenti, non posso fare altro. È un disastro, una devastazione, tutto il mio lavoro è andato perduto, ora però devo andare avanti, rimboccarmi le maniche e fare del mio meglio. Da quanto tempo esisteva questo negozio? 1867, c'era la regina Vittoria. Molti abitanti si sono rinchiusi in casa dalla paura. Un testimone oculare racconta di scene mai viste. Erano circa le 7:30, c'erano ragazzini che correvano ovunque, c'erano televisori caricati su carrelli, bidoni della spazzatura pieni di cose. Ho vissuto a Liverpool, ho vissuto a New York, ho vissuto in Spagna, nei Paesi Bassi, ma non ho mai visto nulla di simile in vita mia. Secondo l'Associazione degli assicuratori britannici, i danni provocati dai disordini di questi giorni ammonteranno a decine di milioni di sterline. Ma oltre all'aspetto materiale, occorre valutare anche altre componenti, come spiega il nostro corrispondente nel Regno Unito. È una giornata di risposta e azione nel Regno Unito. Le autorità stanno cercando di riprendere il controllo che hanno perso. Ma una riflessione sulle ragioni di questa violenza, di questa rabbia, di questa frustrazione tra i britannici più poveri sarà presto necessaria. Alice Kholeslami, Euronews, Croydon.